Dobbiamo intervenire oggi per un domani migliore. Non ci resta più altro tempo da perdere, ne abbiamo già perso molto. Siamo una piccola parte del pianeta molto grande, che ha bisogno di persone come noi. Perché non conta quanti siamo, ma conta il gesto che facciamo. Anche gli studenti aretini hanno risposto allo sciopero Salva Pianeta lanciato dalla giovane Greta Thunberg, la sedicenne svedese, paladina dell'ambientalismo e proposta per il premio Nobel per la pace. Lei ogni venerdì protesta davanti al Parlamento svedese ed è stato anche alla conferenza dell'ONU contro i cambiamenti climatici. Quindi ho detto perché non farlo anche noi, diamo il contributo, facciamoci sentire. Una giornata di lotta per il clima in 123 paesi diversi con manifestazioni in oltre 2000 città ai quattro angoli del pianeta. Credo che il movimento che si sta creando ci sta facendo scoprire che i ragazzi non sono solo cellulari e selfie, ma che loro hanno chiaro anche che cosa sta accadendo. A Badia Alpino gli studenti della scuola secondaria Martiri di Civitella hanno organizzato un flash mob a sostegno dello sciopero mondiale. Siamo riusciti a organizzare tutto questo in una sola settimana, riuscendo con successo a convincere tutte le 12 classi della scuola, che direi che per dei ragazzini di 14 anni è assolutamente un grande risultato. Oltre alla teoria che noi studiamo a scuola, abbiamo bisogno di queste cose e di metterle in pratica nel mondo. Volevamo fare qualcosa che rimanesse e che si ricordasse, non i cartelloni che anche se hanno un significato poi però magari si perdono oppure si buttano, qualcosa che potesse far accorgere la gente della situazione in cui siamo e che potesse far cambiare la loro opinione e per fargli fare qualcosa. Come segno di pacifica protesta, gli studenti tutti assieme si sono sdraiati a terra, un gesto simbolico a rappresentare il pericolo della privazione del futuro per i più giovani e la conseguente necessità di un intervento non più rimandabile del mondo adulto a tutela del pianeta. La generazione adulta, se non farà qualcosa, noi non avremo un futuro. Da domani saremo sempre più consapevoli, facendo piccole azioni, perché il mondo è nelle nostre mani. Come spengere la luce, chiudere il rubinetto, usare meno termosifoni quando non sono utili.